Camminando per i vicoli di Lucignano può capitare di imbattersi in botteghe veramente interessanti. Siamo con Milka dell'azienda agricola Lo Conte, che sorge proprio sul comune di Lucignano, e tra le varie produzioni dell'azienda ce n'è una in particolare, lo zafferano. Ce ne parli un po' dello zafferano, Milka? Lo zafferano io l'ho scoperto una decina di anni fa. Sono nata nell'ambito agricolo, i miei nonni, mio padre erano degli agricoltori e quindi diciamo che la mia passione per coltivare prodotti è antica come è antico la produzione dello zafferano stesso. Come avviene la coltivazione dello zafferano? Quali sono i tempi, i modi? Il bulbo viene messo nel terreno a metà di agosto e si lascia nel terreno fino alla metà di novembre, più o meno primi di novembre, in cui avviene la raccolta. La raccolta dura 15 giorni, il fiore va raccolto la mattina presto, prima che apre, altrimenti il pistillo si asciuga e quindi va raccolto presto e nell'arco della giornata va spistillato e essiccato. Questo si fa tutto in 15 giorni, quindi il lavoro di 15 giorni è solo questo e siamo circa 7-8 persone a livello familiare che facciamo per 15 giorni solo questo lavoro. Ecco, qui abbiamo dei vasetti con all'interno alcuni di questi pistilli, no? Sì. Cosa ci si può fare? Con lo zafferano ci si può fare tutto, dall'antipasto al dolce. Lo zafferano è l'elisir di lunga vita. Dovremmo usarlo al posto del sale, perché il sale fa male, lo zafferano invece ha molte proprietà. Ha molte proprietà, esatto. Ecco, un barattolo di queste dimensioni, quanto ne contiene? Contiene 0,30 grammi di zafferano e con un vasettino così una famiglia di 4 persone ci può fare il risotto 3 volte. Probabilmente nella Val di Chiana sono l'unico produttore di zafferano, almeno penso, e quindi vi invito tutti a venire a Lucignano a visitare la mia azienda. Eccoci arrivati alla macelleria Bruschi. Ciao Massimiliano. Buonasera, ben arrivato Edoardo. Allora, la macelleria Bruschi da 4 generazioni si occupa della lavorazione della carne, giusto? Sì, siamo un'antica macelleria qui di Lucignano, dal nonno del mio babbo e siamo arrivati fino ad oggi ai giorni nostri. Ci siamo sempre impegnati in quello che è il lavoro della macelleria per i bovini e per i suini. Con il passare del tempo ci siamo perfezionati nella lavorazione, nella trasformazione dei prodotti di suini e si è ampliato la gamma con i salumi di cinghiale, di cinta e di maiale brado. Siamo sempre oculatamente alla ricerca di allevatori che rispettassero certi principi e certe regole che ci rendono più facile il nostro lavoro. Quindi sostanzialmente i produttori, gli allevatori di carne che voi interpellate sono della zona. Sono della zona e non tanto della zona, ma si richiudono più che altro nelle province di Arezzo e di Siena. La valle, si parla di Val di Chiana, sì. Massimo fino a Cortona, poi però nell'altra parte ci si estende fino a Piaviscola, Val d'Orcia, a seconda dove riusciamo a inquadrare l'allevatore più adatto alle nostre esigenze per i nostri prodotti. Per esempio questo bellissimo prosciutto che hai davanti a te. Questo viene da Farneta, viene macellato a Cortona nel mattatoio pubblico, viene a Lucignano, è un classico esempio di chilometri zero, di quanto si parla tanto. È un maiale abbastanza adulto, c'è la sua carta d'identità personale. Questa coda sta a significare così lunga fusolata che si parla di un animale intorno ai 16 mesi, 15-16 mesi, un animale maturo, stagionato, che ha mangiato in modo naturale. Si vede dal colore del grasso, da come si presenta la striatura.
nel grasso all'interno del magro. Vedo un certificato di garanzia della chianina. Ma che cos'è questo certificato? Cosa dice? È il documento che accompagna l'originalità della qualità della carne di chianina. Dove nasce l'animale, dove viene rallevato, dove viene macellato, è una garanzia di alimentazione, di ciò che mangia, di come vive l'animale e delle qualità nutrizionali che poi offre al consumatore. Io stasera avrei voglia di chianina, che cosa mi consiglio? Il nostro biglietto da visita è la bistecca, però ci sono tanti pezzi poveri, tante parti povere dell'animale che sono un pregio, come per esempio questa lingua che è lingua di chianina. E come la posso fare per farla? Bollita è la cosa ideale, è l'ideale. Perfetto, allora preparatela. Grazie. Grazie Massimiliano, grazie, alla prossima. Ciao. Buonasera.